E se oggi il centrodestra in Puglia indica nella mia persona la candidatura di sintesi, io penso che questo lo si debba sicuramente a tutti, ma il mio grazie, sincero, sentito e chiaro, va a Giorgia Meloni perché penso che lei abbia lavorato con una pazienza, con una competenza e soprattutto con una serietà e lungimiranza che poi rappresenta, ha rappresentato e rappresenta il vero punto di forza, così come lo vogliamo declinare in tutti gli ambiti e anche è alla base del risultato e dei risultati che sta raggiungendo Fratelli d'Italia e questo grande progetto politico a livello nazionale. È chiaro che il dato di partenza è semplice. In passato, lo dico io per primo, si sono compiuti degli errori, Giorgia. Quando il centrodestra andava diviso, i torti e le ragioni non se ne possono, non possono essere assegnati ad uni e ad altri, sono relativamente a tutto il gruppo dirigente. E noi partiremmo male se non guardassimo un attimo a questo, perché guardando a ciò che è successo in passato, stiamo immaginando di costruire quello che non deve più accadere. E oggi siamo nelle condizioni di poter rappresentare questa prospettiva, di fare tesoro degli errori che ci sono stati, perché bisogna dirlo in modo molto chiaro, perché sennò non saremmo credibili nella nostra partenza, per costruire quella prospettiva politica e di governo che è quella che più sta a cuore a tutti quanti noi e sicuramente anche a me nel momento nel quale ho guardato a questa prospettiva e sono sceso in campo per poter essere sintesi di questo progetto politico.